Questo video è rilasciato con licenza Creative Commons by 4.0. Che cosa sei libero di fare? Puoi riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Puoi remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere e per qualsiasi fine, anche commerciale. Devi però seguire le seguenti condizioni. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire il link alla licenza come di seguito e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avvalli te o il tuo utilizzo del materiale. Divieto di restrizioni aggiuntive. Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. Al termine del video troverai le indicazioni necessarie per citare adeguatamente il presente materiale. Mi chiamo Marco Sigovini, mi occupo di ecologia del bentos negli ecosistemi costieri di transizione all'Istituto di Scienze Marine del CNR a Venezia. Come parte dell'iniziativa A casa con successione ecologica, vi illustrerò un breve tutorial introduttivo alla statistica multivariata per l'ecologia con R. Il tutorial presenterà alcune tecniche classiche di analisi multivariata in ambito ecologico. Lavoreremo in particolare con dati di comunità, ad esempio matrici di abbondanza o con variabili ambientali. Vedremo come preparare i dati ed applicare alcune tecniche cosiddette di ordinamento, come la PCA, e di classificazione, in particolare la cluster analysis. Queste hanno sia una finalità esplorativa che di analisi vera e propria. Esistono diversi software dedicati a queste tipologie di analisi. Noi faremo riferimento ad R. Come sapete, R è un linguaggio ed un ambiente open source per la statistica, i cui strumenti permettono la gestione, l'analisi e la visualizzazione di dati. Le potenzialità di R sono estese dai cosiddetti pacchetti o packages prodotti dalla comunità che fa riferimento ad R. Ad esempio, uno dei principali pacchetti dedicati alla statistica multivariata per l'ecologia, ed uno tra quelli che introdurremo, si chiama Vegan, è stato sviluppato da Jari Oksanen e da numerosi altri autori. Per seguire il tutorial è sufficiente una conoscenza minima di R relativa all'installazione e all'utilizzo di base. In ogni caso, ogni passaggio potrà essere riprodotto in modo autonomo anche dal neofita tramite lo script che è fornito assieme al tutorial e che può essere scaricato dalla pagina dell'iniziativa Io resto a casa sul sito www.successioneecologica.it. Questo tutorial è stato pensato ovviamente solo per fornire una breve introduzione a chi non avesse avuto ancora l'opportunità di affrontare questi argomenti in ambiente R. L'auspicio è che possa essere un supporto didattico di base da cui partire per approfondire, ad esempio, gli aspetti teorici delle tecniche o l'utilizzo di ulteriori strumenti statistici. Ovviamente queste stesse tecniche di analisi trovano applicazione anche in altri contesti di ecologia e di biologia, ad esempio l'analisi delle biometrie. Così come di altre discipline, naturalmente con le opportune assunzioni e con modalità specifiche. Online sono disponibili numerosi strumenti, ad esempio tutorial e manuali per Vegan e per gli altri pacchetti di R, così come corsi sulla statistica multivariata ed altre risorse di altro tipo. In coda al file di script troverete alcuni suggerimenti relativi al materiale di approfondimento e corsi avanzati che ritengo importanti. Naturalmente, per qualsiasi dubbio su questo tutorial, potete contattarmi tramite mail o anche attraverso i social network. Per prima cosa, perché utilizzare R? In ambito ecologico esistono alcuni software molto popolari dedicati alle analisi multivariate. Due esempi classici sono Canoco, stato sviluppato inizialmente nell'ambito dell'ecologia vegetale, e Primer, sviluppato inizialmente in un contesto di biologia marina. Si tratta in genere di software proprietari che è quasi sempre necessario acquistare. Hanno sicuramente numerosi aspetti positivi comunque. Presentano un'interfaccia user-friendly, sono facili da utilizzare anche per quanto riguarda la parte grafica e accompagnano l'utente nelle procedure di analisi. Hanno poi il merito di aver contribuito allo sviluppo e alla standardizzazione di queste tecniche di analisi nell'ecologia. R però presenta numerosi vantaggi. In primo luogo,
È uno strumento free e open source. È quindi possibile utilizzare il software ed accedere al codice senza alcuna limitazione. Questo permette una continua estensione delle potenzialità ed aggiornamento degli strumenti statistici da parte della comunità degli utilizzatori. In particolare, questo avviene tramite lo sviluppo dei cosiddetti pacchetti che vedremo. Le tecniche statistiche offerte dai software proprietari sono disponibili tali quali, o con piccole differenze nell'implementazione, in diversi pacchetti di R, sia alcuni dedicati all'ecologia che anche per quanto riguarda altri ambiti disciplinari. Questo permette tra l'altro di riprodurre con precisione, a fini di studio, delle analisi svolte sugli altri software come Primer o Canonical. Nei pochissimi casi in cui gli strumenti statistici non sono ancora implementati integralmente come funzioni di pacchetti di R, è comunque possibile sviluppare il codice in modo autonomo, anche se naturalmente questo richiede ovviamente una maggiore competenza. Oltre ad avere maggiore disponibilità di strumenti, R permette un maggior controllo e flessibilità delle analisi e degli output grafici. Inoltre, in genere, l'utilizzo di R avviene tramite sviluppo di script che possono essere corretti, estesi progressivamente, applicati a diversi dataset e commentati. Si possono anche utilizzare algoritmi iterativi e ricorsivi che permettono di processare un grande numero di dati. E viene favorita in pratica la piena riproducibilità del percorso di analisi. Inoltre è possibile trovare in rete un'ampia disponibilità di documentazione e di supporti didattici, manuali, tutorial, corsi. Questi fanno di R in pratica uno strumento di autoapprendimento eccezionale, malgrado in effetti inizialmente possa, diciamo, apparire un po' ostico. Questo tutorial è rivolto principalmente a chi ha già una conoscenza di base di R. In queste slide comunque riassumo alcuni punti fondamentali per chi sia un completo neofita. Avremo poi modo di vedere le principali classi di oggetti, cioè i vettori numerici e i vettori di fattori, le matrici e i data frame, così come i principali tipi di dati e la sintassi standard. Come vedrete nello script i commenti sono preceduti dal simbolo hashtag, che indica a R di non leggere quella riga. Benissimo, cominciamo quindi a definire l'ambito di analisi che è oggetto di questo tutorial. L'analisi statistica multivariata è quella parte della statistica che si rivolge all'osservazione ed all'analisi simultanea di più variabili di interesse. I dataset che vengono analizzati sono quindi matrici di dati in cui per n campioni, ad esempio quindi n stazioni, sono misurate m variabili. La statistica multivariata ha fondamentalmente gli stessi obiettivi della statistica classica, ovvero la comprensione di un fenomeno, nel nostro caso ecologico. E questo avviene tramite, tra l'altro, la descrizione di pattern, l'inferenza sulla popolazione a partire da un campione. Ovviamente i termini qui devono essere intesi in senso statistico, e la predizione di un fenomeno. Come vedremo, alcune tecniche di analisi possono essere considerate delle estensioni di analisi corrispondenti della statistica classica. Un obiettivo importante, come vedremo, che può sembrare accessorio in qualche maniera, è la riduzione della dimensionalità dei dati originali. E questo per facilitare la comprensione dei fenomeni multivariati. Le tecniche di statistica multivariata si sono sviluppate in ambiti disciplinari molto diversi, anche interni alle stesse discipline ecologiche, e talvolta in modo parallelo. Questa è una delle ragioni per cui sia la terminologia che la classificazione di queste tecniche sono confuse. Spesso stessi nomi vengono utilizzati per più tecniche o la stessa tecnica è nota con diversi nomi. Alcune delle tecniche più usate possono comunque essere fatte ricadere in uno di questi tre gruppi, queste tre categorie. Le classificazioni, i metodi di ordinamento, e questi due possono essere considerate due strategie alternative per ridurre la dimensionalità dei dataset. Infine i test inferenziali.
Ci sono poi numerose tecniche accessorie, più o meno importanti, che spesso si sviluppano a partire da queste prime tecniche. Per esempio, l'identificazione di specie caratteristiche rappresentative o altre analisi. Quindi un primo gruppo consiste nelle tecniche di classificazione. Si tratta fondamentalmente delle cluster analysis, il cui scopo è appunto classificare i campioni in gruppi discreti in base a quanto sono simili tra di loro per quanto riguarda le variabili misurate. Poi il secondo gruppo, i metodi di ordinamento. Questi in genere vengono utilizzati con un duplice scopo. In primo luogo rappresentare un dataset multivariato in un numero di dimensioni che possono essere più chiare per la mente umana, quindi 2 al massimo 3, in modo da evidenziare appunto i pattern di interesse, non tanto per gruppi quanto su uno spazio continuo. In secondo luogo, queste tecniche di ordinamento vengono utilizzate anche per identificare una relazione tra un dataset di interesse ed un secondo dataset di variabili predittive. Questa parte di analisi in genere riflette in qualche maniera la disposizione spaziale dei campioni e quindi la conseguente relazione tra i gradienti osservati di specie e i gradienti delle condizioni ambientali. Motivo per cui queste tecniche di ordinamento ricadono nell'ambito di studio denominato analisi di gradiente, il quale è utilizzato a volte in modo da essere quasi un sinonimo, oppure in realtà non essendo per forza necessariamente corrispondente a tutte le tecniche di ordinamento. Un modo di classificare queste tecniche di ordinamento distingue in tecniche non vincolate, unconstrained, da quelle vincolate, constrained. Nel primo caso, le tecniche non vincolate, il focus è la rappresentazione delle strutture di una singola matrice di interesse. Poi, semmai, a posteriori vengono proiettate sull'ordinamento ulteriori variabili per evidenziare alcune relazioni. Però queste ulteriori variabili non entrano nell'analisi iniziale. Nelle tecniche invece vincolate, vengono analizzate contemporaneamente un dataset di variabili di interesse, per esempio la composizione specie, ed uno di predittori, per esempio le variabili ambientali. Vengono estratti degli assi vincolati, ovvero corrispondenti alla direzione principale di variabilità dei dati spiegata dai predittori. Queste cose naturalmente le vedremo con calma. In pratica, cosa si potrà vedere? La varianza totale verrà decomposta in una frazione spiegata dai predittori ed una invece non spiegata da questi predittori. Quest'ultimo approccio è in pratica assimilabile dal punto di vista concettuale ad una specie di forma multivariata di regressione. Come vedremo, le tecniche non vincolate producono un cosiddetto B-plot, in cui in un unico grafico sono rappresentati sia i campioni che le variabili, mentre le tecniche vincolate producono un triplot in cui entrano anche le variabili esplicative o predittive. Un terzo gruppo molto importante di analisi multivariate corrisponde alle versioni multivariate dei test inferenziali. I due esempi più classici sono l'ANOSIM e la PermaNova, che sono entrambi in qualche maniera delle versioni multivariate della NOVA. Queste tecniche confrontano gruppi di campioni definiti a priori per testare, attraverso specifiche ipotesi nulle, il fatto che siano o meno effettivamente dei gruppi distinti, ci siano o meno effettivamente gruppi distinti nel dataset. Ho evidenziato in grassetto le tecniche che andremo a vedere più nel dettaglio attraverso la parte operativa di questo tutorial. Tutte le tecniche fin qui elencate possono essere considerate non parametriche e prevedono quindi assunzioni statistiche molto meno vincolanti delle tecniche parametriche classiche. E che pertanto non andremo a vedere qui e non andremo a approfondirle senza per questo perdere in validità.
Finora abbiamo parlato in astratto dei dataset oggetto di analisi multivariate. Ovviamente, le tipologie di variabili di interesse in gioco nell'ecologia sono molto diverse. In primo luogo, abbiamo tipicamente a che fare con matrici di composizione in specie di una comunità. La matrice, in questo caso, è caratterizzata sempre dalla stessa tipologia di dato. In genere si tratta di abbondanze, ovvero conteggi, per unità campionaria, un quadrato, una bennata o altro. Come vedremo, queste hanno caratteristiche matematiche interessanti. Un'altra categoria sono le matrici presenza-assenza, che ha reso necessario lo sviluppo di tecniche di analisi specifiche, ma che non andremo ad affrontare in questo tutorial. Abbiamo poi tipicamente a che fare con insiemi di variabili ambientali misurate, ad esempio, presso un set di n stazioni. Ovviamente queste variabili possono essere disparate all'interno di uno stesso dataset, sia per componente ecologica osservata che per forma matematica. Possono essere comprese, ad esempio, variabili categoriche, come il tipo di habitat, e variabili quantitative, come misure di concentrazioni, condizioni climatiche, proprietà chimico-fisiche della matrice come il pH e la temperatura ed altro. Si ha quindi a che fare con diverse unità di misura, diverse distribuzioni statistiche, diverse scale di variazione e quindi queste variabili non sono comparabili tra loro direttamente. Esistono naturalmente altre categorie di variabili multivariate, ad esempio descrittori spaziali, come le coordinate, o caratteri biometrici. O altro che però non affronteremo qui. Le diverse variabili potranno assumere un diverso ruolo nell'analisi a seconda delle finalità e delle stesse tipologie di analisi affrontate. Ad esempio, un set di variabili interesse può essere messo in relazione a variabili di tipo esplicativo. In questo caso si parla quindi rispettivamente anche di variabili di risposta, che sono variabili dipendenti, e variabili predittive, che sono tendenzialmente variabili indipendenti. Analisi multivariate comparabili alla NOVA possono essere svolte a partire da dei fattori, che sono quindi delle variabili di tipo categorico. Quindi, in questo tutorial affronteremo l'analisi di due tipologie classiche di dataset multivariati. Le matrici quantitative di composizione specie di una comunità per n campione o stazione, in cui il dato corrisponde alle abbondanze e quindi a dei conteggi, e quindi con valori interi positivi e una presenza di numerosi zero. E quindi, oltre a questo, dei dataset di variabili ambientali di vario tipo, quantitative ma non necessariamente anche categoriche, come vediamo in questo esempio. Le funzioni che utilizzeremo, e più in generale i pacchetti classici di analisi ecologiche di R, prevedono sempre le stazioni in riga e i descrittori, che siano specie o variabili ambientali, in colonna. Tipicamente questi dataset devono essere sottoposti ad alcune procedure preliminari. Naturalmente andrebbero sempre svolte delle analisi iniziali, in particolare per quanto riguarda le variabili ambientali, che presentano in genere una grande varietà di tipologie di dati. Le analisi multivariate sono generalmente non parametriche e pertanto non richiedono assunzioni sulla distribuzione statistica. Tuttavia, molte variabili possono presentare dei valori outlier o delle distribuzioni fortemente asimmetriche, che pur non inficiando l'analisi possono sicuramente complicarne l'interpretazione. È talvolta quindi opportuno eliminare gli outlier o trasformare alcune variabili per rendere più simile ad una normale. L'approccio a seguire comunque dipende dalla situazione dell'analisi ed è sicuramente utile fare un po' di prove. Un aspetto che merita attenzione è anche l'analisi di collinearità, ovvero di correlazione tra le covariate, e che si riferisce in particolar modo alle variabili di tipo esplicativo. La correlazione tra le covariate può infatti aumentare gli errori cosiddetti secondo tipo, che avvengono quando non si rifiuta un'ipotesi nulla falsa.
Anche in questo caso si tratta di un problema legato, appunto, come dicevamo, alle variabili ambientali e richiede una fase preliminare di selezione delle stesse per evitare in pratica la presenza di informazione ridondante. In genere, le variabili ambientali quantitative necessitano una standardizzazione. Il tipo classico di standardizzazione avviene tramite la sottrazione della media e la divisione per la varianza. Questo porta ovviamente le variabili a variare in una stessa scala di valori e a perdere qualsiasi unità di misura. Le rende pertanto confrontabili direttamente tra loro. Anche i dati di comunità possono, volendo, essere sottoposti a trasformazioni. In particolare, questo avviene tipicamente se si vuole dare o meno più peso alle specie rare. In questo caso si possono fare prove con trasformazioni progressivamente più forti, quindi una radice quadrata, un logaritmo e così via. In altri casi invece si vogliono eliminare le specie rare proprio per togliere loro del peso. Come vedremo, esistono anche altri tipi di trasformazioni che permettono di risolvere alcune limitazioni all'uso di certe tecniche di analisi. In questo caso, ad esempio, citiamo la trasformazione di Ellinger che vedremo fra poco. Numerose tecniche multivariate affrontano l'analisi dei dati multivariati tramite il calcolo della similarità, o piuttosto della dissimilarità, tra oggetti, cioè campioni o siti. Questo avviene tramite l'utilizzo di specifici coefficienti o indici. Ne sono stati proposti molto numerosi. Moltissimi, i quali sintetizzano in un unico valore la differenza multivariata tra coppie di campioni. Ciascun indice è caratterizzato da specifiche proprietà. Ad esempio, alcuni sono dati per dati binari, mentre altri per dati quantitativi. Per le variabili continue che variano in una stessa scala di valori, come ad esempio le matrici variabili ambientali standardizzate, la distanza euclidea, cioè la semplice distanza rettilinea tra due punti nello spazio euclideo, che è il nostro spazio, è il coefficiente più opportuno. Le matrici comunità presentano invece caratteristiche che rendono la distanza euclidea non adatta. In particolare, usando la distanza euclidea, l'assenza congiunta di specie contribuirebbe alla similarità tra i campioni. Questa è però una proprietà indesiderata, perché può comportare una similarità tra campioni più per l'assenza che non per la presenza congiunta di campioni. Sono stati quindi proposti alcuni indici alternativi che possono essere applicati alle matrici di comunità. Il più noto è l'indice Bricartis, per il quale comunque sono stati proposti anche altri nomi alternativi che sono probabilmente più appropriati, come Percentage Difference. Questo specifico aspetto problematico delle matrici comunità rende tra l'altro anche inappropriato l'uso diretto della PCA, che è una tecnica tra le più importanti che vedremo fra poco. E ciò ha portato all'introduzione di tecniche di ordinamento alternativo o alla necessità di pretrasformare il dato. In quest'ultima diapositiva, prima della parte applicativa, è riassunto il percorso di analisi classico per le tecniche che andremo ad applicare. I dataset di dati ambientali, identificati qui da una E, e di abbondanze, identificati da una A, così come i passaggi operativi, quindi standardizzazione, trasformazione e analisi, sono rappresentati in modo simbolico. Questo grafico, abbastanza complesso, evidenzia comunque la presenza ricorrente di alcuni passaggi, ed il fatto che alcune analisi hanno le medesime premesse e sono quindi spesso associate. Andremo ora a vedere tutti questi elementi operando in R tramite lo script che potete scaricare dalla pagina dell'evento sul sito www.successioneecologica.it. Ci concentreremo in particolare sull'analisi qua scritta in grassetto, che storicamente e dal punto di vista concettuale sono forse le più importanti. Cominciamo quindi ad aprire R nella versione base.
Come vediamo, lo spazio è organizzato in finestre. La finestra che si apre inizialmente è anche la più importante, è la console, dove andremo ad inserire i vari comandi. E è possibile aprire o creare degli script tramite, per esempio, il comando file, new script o open script. Io ne ho già aperto uno, quello relativo al presente tutorial, che si può appunto scaricare dalla pagina di successione ecologica. Adesso lo apro e lo posiziono nell'area di lavoro in modo insomma da rendere più chiaro lo spazio di lavoro. A destra la console, a sinistra lo script. Come vedete ci sono molte righe con il simbolo cancelletto all'inizio della riga, e questo permette di inserire dei commenti nello script senza che poi R vada a leggere appunto questa riga. Ulteriori finestre si apriranno quando noi creeremo dei grafici. Andiamo quindi ad installare i pacchetti che ci permetteranno di aumentare le potenzialità di R, in particolare per le analisi multivariate. Questi pacchetti sono attualmente raccolti in questo spazio qua, elencati all'interno della funzione C che crea appunto un elenco di numeri, caratteri, oggetti, e che è la funzione praticamente che identifica gli oggetti di classe vettore. Questa funzione è annidata dentro la funzione install packages che ci permette appunto di installare i pacchetti. La funzione ha un ulteriore parametro, repos, che praticamente indica appunto l'indirizzo del repository da cui scaricare i pacchetti. Per implementare appunto questa riga di comando, basta andare all'inizio della riga e premere Ctrl R oppure fare copia e incolla. In questo caso, quindi, sto avviando l'installazione di una serie di pacchetti. Questi pacchetti sono stati selezionati per questo tutorial. I principali relativi all'analisi multivariate sono il pacchetto cluster e il pacchetto vegan. Dopodiché abbiamo tre pacchetti che ci permetteranno di avere alcune funzioni aggiuntive, e ho inserito la possibilità di installare e caricare all'interno dell'area di lavoro ulteriori pacchetti. Sono molto importanti per le analisi multivariate ecologiche, uno per la grafica degli dendrogrammi, che non andremo a vedere in dettaglio, e un altro alternativo a Vegan, che è un pacchetto abbastanza ampio di analisi ecologiche multivariate. Quindi i pacchetti sono stati installati. Adesso andremo a caricarli all'interno dell'area di lavoro, e questo verrà fatto per ogni sessione in cui appunto vorremmo effettuare delle analisi su dei dataset. Allora seleziono le righe di comando volute, premo Ctrl R. R va a caricare nell'area di lavoro questi pacchetti. Ho inserito una riga di comando esemplificativa per poter eventualmente settare un directory di lavoro. In questo caso non utilizzeremo, perché non andremo a caricare dei dati dall'esterno né a salvare esternamente questi dati. Ovviamente ogni utente dovrà inserire il proprio percorso, la cartella voluta in questo spazio. Invece, appunto, che inserire dei nostri dataset, utilizzeremo dei dataset, ad esempio, che sono disponibili nei pacchetti e che presentano dei dati, appunto, ecologici, dati di comunità, dati di variabili ambientali. Per caricare questi dataset di esempio, che sono interni ai pacchetti, bisogna utilizzare la funzione data. E questo è l'unico scopo di questa funzione. La funzione head presenta le prime 6 righe di qualsiasi oggetto. In questo caso abbiamo questo oggetto might, e adesso andremo a vedere di che si tratta tramite appunto questa semplice funzione head.
Vediamo che è una matrice su R quando lo spazio della console non permette di mostrare tutto l'oggetto in orizzontale, R va a capo. Questo lo notiamo anche, per esempio, dalla numerazione delle righe che sono da 1 a 6 e poi andando a capo ovviamente ricomincia sempre dalla riga 1 e così via. Qua si tratta di una matrice di dati comunità in cui ci sono delle abbondanze di alcune specie, anzi meglio morfospecie, di acari, byte, acari o ribattidi, che sono praticamente, rappresentano un dataset abbastanza noto, che viene utilizzato molto spesso all'interno di questi tutorial. Nelle righe di comando che ho preparato sullo script è mostrato come esportare ad esempio un dataset oppure come importarlo nel caso avessimo noi dei dati già predisposti per effettuare le nostre analisi. Nel qual caso suggerisco di fare una prova di esportazione, ad esempio appunto dei dati MIT, in modo da ottenere una tabella CSV, per esempio, secondo un formato che sia poi facilmente importabile. In questo esempio, la tabella esportata è fatta in questa maniera, quindi noi abbiamo, come appunto si vede all'interno di R, i valori in colonna corrispondono a quelli delle specie. E la prima colonna corrisponde al nome o al numero del campione. Adesso andiamo a chiudere questo file CSV che non ci interessa. Andiamo quindi ad osservare più nel dettaglio questi dati di comunità che verranno utilizzati come esempio per svolgere le analisi multivariate. Utilizzeremo quindi delle funzioni di base di R che servono per descrivere i dataset, per caratterizzarli. Esploriamo quindi con queste funzioni la forma e la tipologia di questi dati. Andiamo quindi con la funzione str a... Scusate. Ad analizzare in primo luogo la struttura di questo oggetto. Myte appunto è un oggetto in questo caso. Si tratta di un data frame, data.frame. I data.frame sono una classe di oggetti molto importanti in R e fondamentalmente corrispondono a delle tabelle in cui possono essere le variabili possono essere contemporaneamente appartenenti a varie classi, quindi numeri interi, numeri reali, fattori e così via. Nel nostro caso, comunque, il data frame è composto da variabili, ne vediamo elencate qua, che corrispondono alle varie specie. E in tutti i casi, appunto, si tratta di numeri interi positivi, quindi numero di osservazioni conteggi. In questo caso abbiamo un data frame composto da 35 variabili, 35 specie e 70 osservazioni, che sono i campioni. La seconda funzione che utilizziamo è la funzione class, che non è nient'altro che una funzione che mi identifica appunto la classe dell'oggetto, abbiamo visto data frame. Un'altra funzione molto importante in questa fase esplorativa è la funzione summary. Questa funzione permette di avere un sommario appunto di alcune statistiche descrittive delle variabili, valore minimo, valore massimo, i quartili e la media. Se avessimo altre tipologie di variabili, ad esempio variabili categoriche, avremmo alcune altre statistiche. In questo caso sicuramente non è particolarmente utile. Può essere più utile la funzione range, che mi indica appunto il range complessivo di valori. Quindi vediamo che le osservazioni di questi organismi hanno dei valori che vanno da 0 individui a 723 individui in un caso.
723, quindi il valore massimo osservato è una numerosità abbastanza alta. Noi potremmo quindi volere, in questa situazione, trasformare il dataset per dare più peso alle specie rare. Questa è ovviamente una scelta arbitraria legata all'esperienza. Si tratta in questo caso di una scelta classica per questo dataset. Vado quindi a fare una trasformazione. In questo caso eseguirò una trasformazione abbastanza moderata, cioè applicherò a questo dataset la funzione radice quadrata, SQRT. La funzione è scritta in modo che assegno ad un nuovo oggetto che chiamo might.tr, assegno i valori ottenuti trasformando l'oggetto precedente con la radice quadrata. Adesso appunto questo nuovo oggetto ha un range differente. Range va tra 0 e 26.888, eccetera. Cosa significa? Significa appunto che il range di variabilità dell'abbondanza dei conteggi è stato abbassato e quindi anche le specie rare contano di più nel complesso rispetto alla situazione precedente. Associato al dataset might, ci sono altri dataset, in particolare might.env, che rappresenta alcune variabili ambientali osservate in corrispondenza delle stazioni di campionamento presenti nel dataset might. Andiamo ad osservare questo dataset come strutturato. Si tratta di un data frame composto da 5 variabili. Queste variabili, appunto, sono variabili ambientali che caratterizzano le stazioni di campionamento. Alcune sono variabili numeriche, per esempio il contenuto d'acqua o la densità, altre sono variabili categoriche, composte quindi da diversi livelli di un fattore. Per esempio, il tipo di substrato ha 7 livelli. O diciamo, la morfologia dove è stato effettuato il campione, il nome della variabile topo, è un fattore caratterizzato a due livelli, che sono appunto in questo caso due tipologie di forme del territorio. Andiamo a vedere le prime sei righe, i primi sei quindi record relativi a questo dataset di variabili ambientali. Andiamo a vederne anche dal punto di vista del sommario, che qui è sicuramente più utile perché in ogni caso dà una visione complessiva del dataset. Può essere opportuno, nel caso di variabili ambientali, esplorare anche da un punto di vista grafico i rapporti, ad esempio, di collinearità oppure la distribuzione di queste variabili, se simmetrica, simmetrica e così via. Andiamo a farlo con una funzione grafica, che è la prima che vedremo, che si chiama Pairs. Questa funzione crea, appunto, creerà una nuova finestra con un grafico sintetico per quanto riguarda soltanto in questo caso le prime due variabili che vengono selezionate attraverso questa modalità. Quindi might.env, il dataset, aperta parentesi quadra, nessuna riga specifica selezionata, virgola, le colonne da 1 a 2 selezionate. Questo grafico pone a confronto come grafici XY le diverse variabili, in questo caso due variabili. Lo scopo è quello di evidenziare eventuali appunto, rapporti lineari tra le variabili e altre relazioni lineari o altre tipologie di informazioni grafiche. In realtà sarebbe più utile, diciamo, utilizzare un altro tipo di funzione, una funzione che si chiama pairs.panels, che non è proprio però del pacchetti
per l'analisi ecologica come vegan, ma in questo caso è stata proposta all'interno del pacchetto SAIC, motivo per cui ho caricato questo pacchetto all'inizio dell'indagine, ed è appunto un'estensione della funzione PAIRS. In questo caso viene rappresentata anche la distribuzione statistica delle variabili di interesse e viene calcolata anche la correlazione di Spearman, che in questo caso è fondamentalmente bassa, per cui se anche avevamo il dubbio di una collinearità tra i dati, possiamo insomma vedere che sono in realtà abbastanza indipendenti. Osserviamo anche che in entrambi i casi si ha una distribuzione accettabile, per così dire, non ci sono delle asimmetrie troppo forti e quindi non sarà il caso in questa parte dell'analisi di trasformare i dati relativi a queste due variabili. Diventa invece opportuno standardizzarle in modo da renderle confrontabili tra di loro. Questo lo faremo per prima cosa creando un nuovo oggetto, che ovviamente è sempre un data frame, che racchiuderà le variabili originali, ma per quanto riguarda le prime due variabili quantitative, queste verranno standardizzate. La standardizzazione avviene con una funzione molto importante, una funzione di Vagan, che è chiamata decostand. Questa funzione, come vedete, ha come primo elemento l'oggetto da standardizzare, come secondo elemento la direzione di standardizzazione, che in questo caso è stata impostata a 2, cioè relativamente alle colonne, e come terzo elemento la modalità di standardizzazione. Questa modalità è quella, diciamo, che viene utilizzata solitamente e che corrisponde alla sottrazione della media e la divisione per la varianza. Quindi, in pratica, le diverse variabili vengono centrate rispetto alla media e scalate rispetto alla varianza. Le varie variabili, quindi, non hanno, le due variabili quantitative adesso, non hanno più un'unità di misura e sono confrontabili tra di loro. Andiamo a chiudere questa finestra relativa al grafico che non ci interessa più. Adesso con queste due righe di comando evidenzio le differenze tra un oggetto di classe DataFrame, come quello di prima, e un oggetto di classe matrice. La funzione as.matrix, appunto, crea a partire da DataFrame un oggetto di classe matrice. Tuttavia, in questo caso lo trasforma in una matrice composta da testo. Questo perché gli oggetti matrice, matrix, in R, devono essere composti dalla stessa tipologia di dati, quindi o tutti i caratteri, o tutti i fattori, o tutti numerici. Nel nostro caso, in cui avevamo alcune variabili di tipo numerico e altre di tipo categorico, potevamo lavorare con un data frame, ma non ha senso lavorare con le matrici. Questo ovviamente per ora non ci interesserà più di tanto perché lavoreremo dentro appunto questo tutorial generalmente sempre con data frame. Infine, a questo punto mostro informazioni spaziali relative a questi campioni. Si tratta di un dataset dal nome might.xy che non andremo ad analizzare ulteriormente, che ha rappresentato delle coordinate che non sono coordinate in un sistema geografico, ma sono coordinate in un sistema locale e che io posso plottare con
aggiungendo questo elemento ASP uguale a 1, in modo da scalare entrambi gli assi allo stesso modo, essendo le due coordinate entrambi rappresentativi di una variabile spaziale. E qua si vede appunto i punti dove sono stati campionati localmente questi organismi, gli acari oribatidi, e contemporaneamente le variabili ambientali che caratterizzano le stazioni. Andiamo finalmente ad applicare le prime analisi multivariate e cominciamo con i metodi di classificazione. Andremo a descrivere in questo caso un esempio classico di analisi cluster di tipo gerarchico-agglomerativo, che sono quelli forse più noti. Andiamo a chiudere questa finestra relativa al grafico della distribuzione spaziale dei campioni che non ci interessa. Una nota operativa: in questo script i comandi più importanti, quelli quindi per effettuare le analisi, l'analisi multivariate, sono quelli che diciamo iniziano subito dal bordo dello script, mentre ho indentato tutti i comandi che sono puramente descrittivi degli oggetti o insomma che non hanno un'utilità specifica per quanto riguarda l'analisi statistica vera e propria. Quindi, come vedrete, pian piano nel corso dello script, i comandi relativi alle analisi statistiche multivariate sono in realtà abbastanza pochi. Cominciamo quindi per un cluster analysis a costruire una matrice di dissimilarità. Andiamo finalmente a lavorare con l'oggetto che avevamo trasformato in precedenza, relativo al dataset dei dati di comunità, might.tr. Prima cosa che quindi andiamo a fare è la creazione di una matrice di dissimilarità tramite la funzione, l'importante funzione di Vega, vegdist. Essendo dati di comunità, noi non applicheremo una distanza tipo euclideo, ma utilizzeremo, come abbiamo visto prima, una dissimilarità pensata per questo tipo di dati. Il metodo che useremo è quello che viene anche inserito di default in questa funzione ed è il metodo qui esplicitato di breakArtis. Creiamo quindi un nuovo oggetto, might.dis, che corrisponde alla matrice di dissimilarità. Andiamo ad analizzare questo oggetto. Lo analizzeremo con le funzioni che abbiamo visto sopra, che sono funzioni generali, come class. Qua possiamo vedere, per esempio, che questo oggetto might.dis appartiene a una nuova classe, una classe che è stata introdotta all'interno del pacchetto di R vegan ed è specifica di questo programma, di questo pacchetto, la classe dist. La struttura di questo oggetto quindi sarà differente rispetto alla struttura classica dei data frame o delle matrici. La struttura è qui rappresentata da vari attributi. Alcuni sono sicuramente non immediati, ma in realtà sono tutti abbastanza leggibili. Qua osservate il metodo con cui è stata calcolata la dissimilarità, che è breakArtis. Qua possiamo vedere che come diciamo da default non è stata calcolata la diagonale e non è stata calcolata la parte superiore, la parte triangolare superiore della matrice di dissimilarità, come andremo a vedere adesso. La dimensione è 70, in quanto avevamo 70 campioni. Matrice adesso è una matrice quadrata 70x70. Il range di valori è
evidentemente legato al tipo di indice di dissimilarità, che in questo caso è Brancatis, il range varia tra 0 e 1. Qua 0 non è rappresentato, 0 corrisponde a dissimilarità nulla, quindi fondamentalmente è calcolato nel momento in cui si hanno due stazioni identiche o la stazione rispetto a se stessa, che è il valore che è rappresentato nella diagonale della matrice di dissimilarità e che qua non abbiamo appunto calcolato. Se noi volessimo verificare questa cosa, si può utilizzare di nuovo la funzione VagDist, in questo caso inserendo l'elemento diag uguale a true. La matrice è molto grande perché è 70 righe per 70 colonne e quindi a un certo punto va a capo, come vedete. Questa matrice ha in corrispondenza della diagonale tutti i valori pari a 0. In ogni caso noi non lavoreremo con questa matrice di similarità, rimarremo con la matrice might.dis. Andiamo ad applicare quindi la funzione principale per la creazione di oggetti cluster. La funzione è all'interno del pacchetto cluster e si chiama hclust. I cluster di tipo gerarchico agglomerativo possono essere, diciamo, essere prodotti attraverso differenti metodi. Andremo ad utilizzare tre dei metodi più noti. E cominciamo da quello definito single linkage. In pratica, i gruppi, i cosiddetti cluster, vengono creati osservando gli oggetti più simili e ad ogni livello superiore la similarità tra i cluster verrà calcolata sulla base dei membri di questi cluster più simili tra di loro. Andiamo a creare quindi un oggetto che chiameremo might.sl e con la funzione appunto hclust. Che classe ha questo oggetto? Oggetto di classe hclust. E la struttura? Anche questa struttura rappresenta i vari elementi dell'oggetto. Anche in questo caso non è subito chiara la lettura, non andremo nel dettaglio, però è utile vedere come viene mantenuta l'informazione relativa alla dissimilarità utilizzata. Andiamo a rappresentare graficamente questo oggetto might.sl e utilizziamo la funzione plot might.sl, a cui aggiungiamo questo parametro hang uguale meno 1, che è un parametro che in questo caso semplicemente ci permette di ottenere un risultato graficamente più chiaro. Questo è il cluster risultante. Sull'asse verticale è rappresentata la dissimilarità, mentre sull'asse orizzontale sono presenti i label dei vari campioni. Questi campioni tra di loro sono messi, diciamo, in prossimità ai campioni che rappresentano, che hanno una maggiore similarità reciproca, e che formano quindi i cluster in modo gerarchico. L'ordine di questi cluster lungo, diciamo, l'asse orizzontale è arbitrario e teoricamente potrebbero essere ruotate ciascuno di questi cluster rispetto agli altri. Adesso chiudiamo questa finestra relativa al plot. E andremo a confrontare questo cluster con altre due tipologie di cluster analysis. Andremo però anche a costruire, in modo da rendere più facile il confronto,
un'unica finestra con tre plot distinti. Per far questo utilizzeremo questa funzione par, che è una funzione molto importante per l'aspetto grafico e che va ad impostare dei parametri grafici interni. In questo caso il parametro che va a impostare è il parametro mfrow e questa scrittura indica che andiamo a creare una finestra in cui verranno plottati tre grafici su tre righe distinte su un'unica colonna. Andiamo quindi a plottare nuovamente il grafico di poco fa relativo al metodo single linkage. Faccio notare come in questo caso non plotto direttamente l'oggetto might.sl, ma plotto un oggetto, dendrogram, che diciamo permette una maggiore gestione degli aspetti grafici, come vedremo più avanti in un esempio. Se andiamo appunto a verificare di che si tratta, vediamo che è un oggetto di una classe specifica e che ha una struttura completamente diversa rispetto alla struttura di HClass di cui poco fa. Questa struttura, si può vedere, è una rappresentazione, diciamo, tramite testo del dendrogramma e questa rappresentazione permette appunto una maggiore gestione di alcuni aspetti grafici. Andiamo quindi ad introdurre rispetto al plot che abbiamo appena rappresentato graficamente nella finestra, andiamo a introdurre altri due plot relativi agli altri due metodi principali di cluster analysis di tipo gerarchico agglomerativo. Average linkage, in cui la similarità tra ciascuna coppia di cluster è pari a quella media dei vari elementi di questi cluster. Vado quindi a eseguire queste linee di comando e questo permette la creazione di quest'altro grafico. Infine, complete linkage, l'estremo opposto rispetto a questa serie di diversi metodi, la similarità tra ciascuna coppia di cluster è pari a quella tra i membri meno simili tra di loro. Andiamo quindi anche questo a plottarlo. Rappresentato su questa finestra sono quindi tre metodi di cluster, ciascuno creato con un approccio differente. E ciascuno, diciamo, portatore di alcune informazioni. E può essere quindi la scelta può essere effettuata per ciascuno di questi metodi a seconda delle finalità, dello scopo dell'analisi. Non andremo qui ad indagare i perché della scelta tra uno di questi metodi, ci possono essere varie motivazioni, anche per una motivazione puramente grafica, nel senso di rappresentazione chiara dei rapporti tra cluster, oppure può esserci una ragione di tipo più matematico. Si rimanda per questi argomenti a dei testi di teoria. Per quanto riguarda l'apertura della finestra caratterizzata da tre diversi grafici, è opportuno chiudere questa rappresentazione grafica impostando nuovamente, ad esempio, dei parametri relativi ad una impostazione grafica standard. I prossimi grafici che verranno aperti con la finestra saranno rappresentati appunto come singolo grafico. Questo lo vediamo subito rappresentando la distribuzione delle specie tra i cluster tramite una funzione molto pratica che è la funzione Tabasco, in cui appunto si mette in relazione in una sorta di forma matriciale il dataset originale e il dataset e il dato relativo ai cluster di interesse, in questo caso l'average linkage.
I dati per chiarezza vengono scalati, in questo caso il tipo di metodo per scalarli, il metodo di Hill. Non andiamo a approfondire gli aspetti matematici dietro. Questo grafico comunque è molto interessante perché evidenzia la diversa composizione in specie dei diversi cluster e perché questi cluster si uniscono tra di loro. Questa forma di rappresentazione può essere utile, ad esempio, per effettuare la scelta tra i diversi metodi di cluster. Per rappresentare di nuovo il cluster Average Linkage, quindi attraverso la rappresentazione in forma di dendrogramma, possiamo ad esempio decidere di identificare e selezionare i cluster ad una quota di dissimilarità voluta, per esempio alla dissimilarità pari a 0,5. In questo caso con la funzione appline h uguale 0,5 andiamo a aggiungere appunto questa linea, questa quota, che identifica diciamo, una quota di similarità a cui i raggruppamenti sono di nostro interesse. A questo punto, come vedete, si identificano 1, 2, 3, 4, 5, 6 cluster, di cui alcuni rappresentati soltanto da singoli elementi. Bene, possiamo decidere di identificare gli oggetti, quindi le stazioni appartenenti a questi 6 cluster, sia selezionando un numero voluto di cluster, in questo caso 6, sia la quota a cui tagliare appunto il dendrogramma. Allora utilizziamo per tale scopo la funzione cuttree nelle due possibili versioni. Nel primo caso avremo, come vedete, un oggetto in cui ad ogni stazione da 1 fino a 70 avremo attribuito un numero che rappresenta l'appartenenza a cluster che sono da 1 a 6, numero naturalmente arbitrario. La stessa identica cosa se invece di suddividere in base al numero di cluster, suddividiamo in base alla quota che in questo caso fa corrispondere i due approcci. Quindi ovviamente i due oggetti sono simili tra di loro. Di che oggetto si tratta? In questo caso, ecco qua, andiamo a aggiungere la funzione class. Abbiamo un vettore di interi, quindi ci sembrano dei dati esposti in forma matriciale, in realtà i numeri che andiamo ad osservare con più attenzione e che sono, insomma, i numeri rappresentati a questo oggetto è semplicemente l'appartenenza ai cluster. I numeri relativi alle stazioni è solo utilizzato come label. Andiamo avanti. Ai fini unicamente mostrare le potenzialità grafiche di R, vado a mostrarvi una funzione di cui non spiegherò i dettagli, è possibile naturalmente per chiunque abbia un po' di abitudine R comprendere il senso di ciascuna linea di comando. Questa funzione, per esempio, modifica la simbologia dei cluster colorando i label a seconda di un fattore voluto, in questo caso per esempio la variabile topo. E per far questo abbiamo dovuto intanto identificare una chiave, per così dire, una matrice che associa ad ognuno dei livelli del fattore un colore. Abbiamo poi creato un vettore che praticamente attribuisce ad ogni stazione uno dei colori tra rosso e blu e successivamente un
funzione un po' più complessa che permette di modificare la struttura interna dell'oggetto dendrogramma. Quindi io mi creo questa funzione e vado a utilizzare la funzione dendrapply per modificare in modo ricorsivo l'oggetto dendrogramma. Il plot che abbiamo creato in questa maniera modifica in questo caso il colore del label. Questa funzione è in realtà abbastanza complessa, tuttavia esistono dei pacchetti, tra cui uno, un pacchetto che vi avevo mostrato all'inizio, ma che non avevo caricato, dendextend, che permette tramite queste funzioni internamente di produrre dei grafici più complessi, più interessanti dal punto di vista grafico. Vi invito a provare queste appunto potenzialità di questo pacchetto. Ora per concludere vi sintetizzo in un'unica riga di comando tutto il percorso in modo più sintetico possibile per ottenere il dendrogramma a partire dal dato originale. Questa modalità di scrittura del comando e quindi del metodo statistico è una modalità annidata che sintetizza al massimo tutto appunto i passaggi. Abbiamo quindi il dato originale, might, trasformato tramite radice quadrata, ne è calcolata la distanza tramite il coefficiente Bricartis, sulla matrice di distanze è effettuata l'analisi cluster di tipo average linkage, il quale è trasformato in un oggetto dendrogramma, il quale è plottato. Ed ecco il plot, senza naturalmente il colore dei label, che mi rappresenta il risultato di questa indagine.